10 minuti di ritardo, ci colleghiamo con Dimitri Buffa, che sicuramente stava già scalpitando in chat, quindi sta già aspettando la nostra chiamata. Ciao Dimitri! Sta già aspettando la nostra chiamata. Eccomi! Ciao Dimitri, come stai innanzitutto? Bene, mi si vede? Sì, un po' più di luce magari, così ti vediamo meglio. Oh, perfetto, ti vediamo perfettamente. Facciamo entrare anche Dimitri nell'inquadratura. Allora Dimitri, andiamo subito al dunque, visto che è una settimana quella che è trascorsa molto intensa, e notizia di oggi, partiamo subito dalla notizia di oggi, questa puntata di Rivolte Arabe e dintorni, con l'apertura che pare debba esserci in Arabia Saudita rispetto alle donne. Partiamo da questo, cosa ne dici? E anche dal fatto che appunto questa rivolta, che pareva essere questa rivolta araba ristretta al Maghreb, pare si stia estendendo anche l'Arabia Saudita, cosa dici? Boh, io questa storia qui della svolta storica, che potranno far parte della sciura a partire dalla prossima cosa, mi pare la classica cosa che si rimanda di 4 anni. Secondo Suad Sbai, che su queste cose se ne intende parecchio, non bisogna lasciarsi ingannare, perché in realtà stiamo parlando di un paese dove le donne non hanno alcun diritto, e questa sembra, tuttora non hanno neppure il diritto di guidare le macchine. Noi abbiamo visto che c'era stato negli scorsi mesi una specie di rally di protesta proprio per questo motivo. Sembrerebbe un po' una cosa per allodole, uno specchietto per allodole. E, certo, visto con un occhio più ottimista, potrebbe anche sembrare una cosa che viene fatta perché ormai sta diventando ineluttabile concedere qualche cosa. Ricorda un pochino quando nel 1830... Stavo per dirtelo. Le monarchie assolute, esatto, di fronte ai moti cercavano di dare qualche cosa, ripromettendosi però alla prima occasione utile di ricominciare con la repressione a tutto campo. Mi pare che siamo in una fase del genere. Mi ha piuttosto abbastanza scioccato una notizia che ho preso in agenzia adesso, prima che iniziasse la cosa, che pare che in Libia sia stata trovata una fossa comune di oltre 1000 detenuti trucidati da Gheddafi nel 96, nel famoso massacro di Abu Salim, che mi sembra che fosse un carcere praticamente, il carcere di massima sicurezza più precisamente. Ci fu una specie di rivolta, e in quel carcere furono praticamente ammazzati tutti quanti i rivoltosi. Comunque, ritornando alla cosa dell'Arabia Saudita, nulla ci impedisce di sperare, però insomma, attenzione a dare per... Non farsi ingannare, insomma. Sì, perché oltretutto la settimana era cominciata in questa maniera terribile, con la denuncia di Amnesty di questa 18enne siriana trovata decapitata, smembrata e scorticata, la sorella di un attivista... della Zainab al-Osni, no? La sorella di un attivista della rivolta, che a sua volta era stato ucciso pure lui, questo Muhammad Dib al-Osni di 27 anni, e la madre della giovane era stata convocata a fine agosto e le avevano ridato i resti della figlia. Adesso questa cosa è diventata di pubblico dominio perché Al Jazeera ci ha fatto una trasmissione. Mi pare che in questi regni dell'assolutismo arabo, ancorché laici come la Siria, i motivi di ottimismo siano sicuramente inferiori a quelli di un certo realismo pessimista. Ciò detto, questa era stata anche la settimana dell'ONU, delle Nazioni Unite. Sì, del discorso all'ONU di Abu Mazen. E in realtà si è parlato molto di questo discorso, che peraltro non è che brillasse per grande inventiva ed originalità, molto di meno si è parlato invece del discorso di Netanyahu, che invece è stato un discorso... Dimitri, piuttosto... se ti inquadri un po' meglio, perché sei fuori inquadratura. Ecco, perfetto, così. Perfetto. Un discorso piuttosto importante, che ho anche qui sotto mano tradotto in italiano. E lui dice,
Israele ha teso la mano alla pace fin dal momento che era stato creato 63 anni or sono, e oggi a nome di Israele, del popolo ebraico, io tendo ancora questa mano ai popoli di Egitto, di Giordania, ai quali rinnovo la nostra amicizia, ai vicini con i quali abbiamo fatto la pace, e lo tendo anche al popolo della Turchia, con rispetto e buona volontà, la tendo ai libici e ai tunisini, con la speranza che questi popoli si costituiscano un futuro democratico, la tendo agli altri popoli d'Africa e della penisola arabica, con i quali speriamo di avere un nuovo inizio, la tendo al popolo del Libano, della Siria e dell'Iran, i quali tutti hanno avuto il coraggio di combattere una repressione brutale, ma più specificamente la tendo ai palestinesi, con i quali cerchiamo una pace giusta e duratura. Questo non è passato nell'informazione ufficiale. Per niente, questo era l'incipit, capisci? Mm-hmm. Poi lui dice, dopo tutto quello che mi è successo, e quando qui all'ONU nel 75 fu pronunciata un'ingiuria al mio popolo che ricostruiva la sua antica vita biblica nel suo focolare naturale, Israele allora fu trattato da Stato razzista. Ma è qui nell'80 che c'è stato l'accordo di pace storico tra Egitto ed Israele. Ed è qui che anno dopo anno Israele è stato ingiustamente condannato, più condannato che tutte le nazioni del mondo in tutte insieme. 21 delle 27 risoluzioni dell'Assemblea Generale condannano la sola vera democrazia del Medio Oriente. È doloroso, ma l'ONU è diventata assurda. Quindi poi dopo tutta questa premessa, lui racconta che praticamente è d'accordo a riconoscere lo Stato palestinese, ma dopo che ha fatto la pace con Israele, non prima, perché altrimenti in questo momento si riconoscerebbe un'entità un po' confusa, che fra l'altro abbiamo visto che lo stesso Hamas non vuole riconoscere, perché Hamas è stato, ha sconfessato questa cosa molto più dello stesso Israele o del veto di Obama, eppure questo nei giornali è passato in maniera troppo soft. E poi in questo lungo discorso lui dice di sentirsi pronto a questo grande passo, però non è che si può mettere il carro davanti ai buoi, e anche quando si parla di pace entro i confini del 67, questo deve essere possibile solo al momento che è firmato un trattato che impegna i palestinesi e anche gli stati circostanti a non approfittarsi delle frontiere limitate, perché Israele praticamente quella diciamo allungamento dei propri confini dopo il 67 lo aveva cogitato sia verso la Siria sia verso la Giordania sia verso l'Egitto, perché naturalmente la Palestina in quanto tale non ha mai esistito. Noi sappiamo che questo territorio che è occupato dai palestinesi, che diventerà la Palestina, è un pezzo di Giordania e un pezzetto d'Egitto, cioè Gaza e West Bank, i quali erano stati occupati quando la guerra c'era stata con la Giordania e con l'Egitto, non con i palestinesi, e per motivi puramente strategici, così come erano state occupate le alture del Golan, perché dalle alture del Golan i siriani, come dire, gli sparano sotto. È molto comodo avere un'altura che dà su una pianura, no? Come Portello della Ginestra, dalla quale vennero sparati gli operai nel primo maggio del 47, se non erro, da parte di alcuni dei banditi della banda di Giuliano. E allora occupare quelle alture vuol dire semplicemente avere un posto da cui difendersi da eventuali attacchi dall'alto. E lo stesso dicasi per la West Bank o per Gaza. Addirittura l'occupazione si estendeva a tutto il Sinai, che fra l'altro era pure pieno di petrolio, e che però dopo la pace con l'Egitto, formale e riconosciuta da trattati e da scambi di reciproca diplomazia, Israele gliel'ha ridato. E Israele gli ha ridato un terreno pieno di petrolio, che in un'ottica, diciamo, di puro colonialismo si sarebbe potuto tenere molto più volentieri che i territori palestinesi, dei quali non ci fa praticamente niente. Ma non ti pare che questo sia un pochino ma non lo so, da parte di Israele e anche da parte della Palestina, un tirare la corda su una questione di principio? No, facciamo prima la pace, no, prima ti riconosco come Stato. Non so quanto sia una questione di principio, perché da parte di Israele... E senz'altro anche una questione di sicurezza per Israele. Ecco, questo senz'altro. Da parte dei palestinesi non si è mai ben capita questa cosa, perché poi se tu parli con qualcuno di loro
ti dice pure che non gli bastano i confini del 67 e che si deve tornare a quelli del 48, cioè praticamente si devono riprendere tutta Israele. E questo ovviamente è assurdo, cioè adesso sarebbe come se noi ci trovassimo in una querela con l'Austria che si rivuole prendere il Lombardo-Veneto, e sarebbe come se questa cosa impedisse rapporti diplomatici tra noi e l'Austria. Ora io penso che lo smantellamento delle colonie, Israele ha dimostrato di saperlo fare, e anche in maniera piuttosto dolorosa, perché a Gaza hanno fatto qualcosa di molto simile a una pulizia etnica di ebrei contro ebrei, hanno demolito le sinagoghe, hanno preso la gente di peso e l'hanno portata via, e c'è chi ancora lo odia, gli hanno fatto a Sharon le macumbe per questo, c'è chi dice che sia praticamente clinicamente morto in seguito alle maledizioni di svariati rabbini, non so se definirli ortodossi o semplicemente i rabbini di Gaza. E quindi non è molto semplice, sono arrivati a un passo da una specie di guerra civile che ricordava quella dell'America dei Davidiani di Waco, quindi non è che sia una cosa facile, però loro tutte le volte che hanno fatto delle iniziative di ritiro unilaterale, che sia in Libano, che sia Gaza, che siano le parti della West Bank e così, hanno dato terra e hanno ricevuto in cambio cannonate. Ora c'è l'unico passo della lettera dell'intervento di Netanyahu che è stato letto, è stato quello in cui dice sì, voi avete questo, avete diritti, ma avete anche migliaia di razzi puntati su di noi e che quotidianamente poi vengono anche sparati magari da Gaza e talvolta anche dalla West Bank. Diciamo che non è facilissimo in queste situazioni riconoscere all'interlocutore una buona fede al 100% e fare la pace con lui come se niente fosse. Ecco, una domanda, Dimitri, spostiamoci invece sul discorso che ha fatto Obama alle Nazioni Unite, il quale ha avuto la bontà di nominare tutti gli stati che hanno partecipato alla liberazione della Libia tranne l'Italia, addirittura ha nominato anche la Norvegia, ma l'Italia non è stata nominata. Insomma, siamo destinati ormai con questa classe di governo e anche di opposizione, vorrei dire, a rimanere ormai nel cantone, nel cantuccio della diplomazia internazionale, ignorati da tutti? Ma io ritengo che questo sia un corollario inevitabile di quella che Pannella chiama la peste italiana, il famoso libro giallo nel versante politica estera. Noi non possiamo tutto sommato lamentarci o stupirci di questo, perché abbiamo seminato confusione e raccogliamo poca credibilità, che è pure il problema forse per il quale abbiamo questi nostri titoli di Stato continuamente sotto pressione, per il quale stiamo quasi a livello dell'impazzimento di una manovra ogni 15 giorni e non serve a nulla. Perché poi la credibilità richiederebbe la rimozione di ben altri ostacoli di tipo politico. Indubbiamente la nostra politica estera sul versante libico è a dir poco schizofrenica, perché noi non ci siamo limitati a lasciar fare l'ENI come è stato per il passato, cioè la politica estera la faceva l'ENI nei paesi dove c'era il petrolio, e noi prudentemente ci tenevamo in una maniera defilata. No, noi abbiamo creato questo carnevale per Gheddafi, sperando effettivamente di chiudere questa querella che ha anche degli aspetti abbastanza grotteschi sulla storia del, come si dice, dei risarcimenti per i danni coloniali. Grotteschi se pensiamo che in questo momento la Merkel sta resistendo davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio alle cause fatte dagli italiani internati nei campi di concentramento, e non solo italiani di religione e di origine ebraica, ma in genere tutti quelli che erano finiti lì, e la Merkel ci ha fatto lei l'azione contro in Europa per dire che loro non si sentono in nessuna maniera responsabili e nemmeno parenti alla lontana dei nazisti, che per i tedeschi è un bell'atto di arroganza dire questa cosa, mentre forse magari noi italiani
potremmo sentirci un po' più distanti dal colonialismo che è iniziato nel 1911, se non erro, quando c'era ancora Giolitti, e poi dopo, diciamo, anche peggiorato da Mussolini negli anni dell'impero. Però insomma è un pochino più lontano da noi. E poi noi a Gheddafi comunque l'avevamo già rifuso svariate volte, avevamo costruito delle autostrade, però questa cosa ci ha tenuto in ballo e noi abbiamo pensato bene di approfittarne per diventare i suoi partner ufficiali, perché in effetti noi che abbiamo fatto? Abbiamo pagato una grande tangente anche di tipo politico, culturale ed esistenziale a Gheddafi, e in cambio dovevamo diventare i favoriti di questo sultano, di questo satrapo praticamente folle. Se non che poi è scoppiata sta cosa delle rivoluzioni arabe e dintorni, e nell'ambito di queste rivoluzioni arabe e dintorni alla fine anche la Libia più o meno è caduta, comunque è caduto il suo regime, e noi che fino al giorno prima ci trovavamo in questa imbarazzante situazione di vassalli, valvassini e valvassori, dopo avremmo dovuto iniziare a bombardarlo. E Berlusconi per un attimo ha anche colto la follia contraddittoria di questa situazione, però non ha potuto opporsi, e poi dopodiché non ha perso occasione per ribadire che lui comunque era contrario. E allora, insomma, alla fine, quando ormai sembra chiaro che comunque il regime è caduto, e non lo so, magari potrà resistere lì dove sta ancora del tempo, però non so se potrà riconquistare tutta la Libia, e noi perché dovremmo venire ringraziati? Da quale punto di vista? Certo. Dimitri, arrivano le prime domande alla chat. Giovanni Tateo chiede, io volevo sapere come la pensa Dimitri sulla morte di Vittorio Arrigoni. Taradash, in una sua nota su Facebook, aveva ipotizzato un'azione ostile di Hamas nei confronti del volontario italiano. Guarda, veramente più che Taradash nel suo coso, ero stato proprio io a scrivere questo articolo, e comunque non era un'ipotesi ma è una certezza. L'ipotesi, che però anche questa è molto vicina alla certezza, è che Arrigoni sia stato in qualche maniera tradito, ma non so se consciamente o inconsciamente, dall'Italia, quando lui ha cominciato a sponsorizzare i movimenti libertari all'interno della striscia di Gaza, i famosi Gibo, quelli che avevano fatto il manifesto che diceva morì ammazzato, anzi a fanculo Hamas, a fanculo Israele, a fanculo gli Stati Uniti, vogliamo autodeterminarci, eccetera eccetera. E quando uscì questo documento, lui ne scrisse in più articoli o post del suo blog, e da Roma alcuni del campo antiimperialista, e mi risulta anche la stessa Angela Alano abbia parlato di ciò, dissero che Arrigoni stava tenendo una posizione pericolosa, che questi qui erano degli avventuristi pagati chissà da chi, che questo andare contro Hamas era sbagliato, insomma praticamente l'avevano indicato come una specie di bersaglio. E fatto sta che non moltissimo tempo dopo questa polemica lui è stato ammazzato proprio da quelli di Hamas, certo. Che poi hanno ucciso i killer, non si è mai ben capito, insomma lì è la classica cosa mafiosa, che viene mandato uno a ucciderti e poi viene ucciso pure lui. Di certo Arrigoni, fra l'altro lì lui, non so se lui fosse gay, ma sicuramente era uno che propugnava la liberazione dei gay, e Hamas, diciamo che ha delle reazioni vagamente più pesanti di quelle che hanno avuto Gasparri e gli altri quando è stata pubblicata la lista dell'outing l'altro giorno. Ecco, là è più facile venire uccisi. Ecco, dimmi se ti puoi inquadrare leggermente meglio, perché non sei al centro dell'inquadratura. Un'altra domanda che viene sempre da Giovanni Tateo. E dice, poi vorrei sapere se è speranzoso o meno sul carattere liberale dei giovani palestinesi. È la generazione giusta per la pace, per creare una democrazia liberale, o assisteremo a una neo Hamas? Beh, veramente questa è un po' una domanda da 100 milioni. La mia idea è che tramite i social network i giovani cominciano ad averne abbastanza della religione, e quindi a maggior ragione del fanatismo religioso. Quindi si sta piano piano formando
sicuramente una generazione più liberale. Il problema è che questo odio verso Israele, che è un legittimo, anzi un illegittimo impedimento, ha delle origini ancora più vecchie, più antiche, dello stesso estremismo, fanatismo o terrorismo islamico. Purtroppo adesso c'è questo revival di panarabismo e siccome non c'è più un arabo per fare il panarabismo, un Nasser, abbiamo Erdogan, che io chiamo Merdogan, mi piace chiamare così, il quale per bassissimi motivi geopolitici, che sono poi quelli di contrastare l'Iran e diventare il punto di riferimento sunnita di tutto il Medio Oriente, praticamente facendo anche le scarpe agli stessi sauditi, sta cavalcando in questa maniera molto spregiudicata sia la questione palestinese sia in genere una questione di tipo anti-israeliano. Il vero problema è che non ci siano dei gruppi di giovani che vadano dietro a ciò, che capiscano che anche questo è un politicante un po' come i nostri, un demagogo, non è che molto diverso da Bossi. Bossi vorrebbe buttare a mare gli extracomunitari e questo invece vorrebbe essere risolutivo contro gli ebrei. Se i giovani palestinesi, come credo io sia possibile, perché in fondo per esempio quelli che stavano con Arrigoni non si facevano incantare molto, però anche lì c'era una pregiudiziale anti-israeliana. Arrigoni ha scritto e detto delle cose su Israele che purtroppo addirittura gli si sono ritorte in qualche maniera contro. È stato ucciso da spia israeliana pur avendo usato degli accenti di tipo antisemita. Ora, quanti giovani riusciranno a capire che Israele è solamente un capro espiatorio che viene loro offerto in cambio del loro non ribellarsi allo stato di cose che di fatto in questo momento li fa dei sudditi di monarchie assolute, di rais, di governanti ladri, di assassini e di mafiosi, perché praticamente lì Hamas da una parte e buona parte dell'ANP dall'altra detengono il potere in una maniera molto simile a quella con cui i clan mafiosi lo hanno in Sicilia fino agli anni 90 inoltrati, ecco. Ho capito, Dimitri. Ecco, diamo uno sguardo anche alla Siria, abbiamo accennato prima qualcosa. Abbiamo accennato al terribile omicidio della sorella, certo, di questo attivista, decapitata. Certo, ma intanto continuano le manifestazioni per strada, per le strade, per le piazze, continuano le... Beh, sta cosa non si ferma facilmente, come non si è fermata nemmeno in Yemen e il ritorno di Saleh a me mi sembra una mossa disperata. Però è anche vero che se queste rivolte continuano ad andare avanti così a tempo indeterminato e anche la repressione continua e nessuno ha il coraggio, la voglia, la forza di buttare giù il regime siriano, io non so fino a che punto loro potranno resistere. Cioè tu auspichi che... un intervento dall'esterno, quindi dalla NATO? No, esterno della NATO forse no, però interventi di sanzioni talmente forti da convincere Assad a capire che lui è il problema e se ne deve andare, ma anche i suoi militari a concedere delle riforme. Quanto sta latitando l'ONU? Cioè l'ONU del 2011 sta alla, diciamo in una situazione analoga alla Società delle Nazioni durante alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, secondo te? Credo, se possibile, che anche peggio. La loro unica fortuna è che non c'è una Germania hitleriana che può scatenare quello, perché l'Iran di Ahmadinejad certo può fare grandi problemi. Se si dotasse dell'arma atomica potrebbe diventare un grandissimo problema geopolitico, ma non credo che potrebbe mettersi contro tutto il mondo e nemmeno tentare di attaccare Israele con armi atomiche come se niente fosse. Saprebbe che ci sarebbe una reazione potentissima che probabilmente lo rigetterebbe indietro fino alla preistoria. Solo che tutto questo prefigura uno scenario da questi film catastrofisti tipo 2012, quello sulla profezia dei Maya o che ne so, Apocalipto, queste cose qua, non ci sarebbe molto da auspicarselo. Bene, Dimitri, cosa ci attende la prossima settimana? Ci sono degli appuntamenti a livello internazionale che
importanti per quanto riguarda la zona sempre del Medio Oriente, del Maghreb? Guarda, io sono in attesa di sapere alcune cose sul Marocco da cari amici che periodicamente vanno lì a farci le vacanze, ma sono anche uno di loro, Avvocati Senza Frontiere, quindi seguono molto le cose dei diritti umani e civili. Appuntamenti internazionali ce ne sono sempre tantissimi, perché ormai, mentre una volta gli appuntamenti internazionali erano un po' come il Natale e il Capodanno, e quindi c'era una volta all'anno, adesso sia per la crisi economica, sia per le continue crisi geopolitiche e militari, si vive più a livello internazionale che locale. Ormai questo l'ha capito tutto il mondo, tranne l'Europa, e nell'Europa l'Italia meno che meno. Ci illudiamo ancora di rinchiuderci nelle nostre piccole patrie nazionaliste, identitarie e sciovinististe, e non ci rendiamo conto che ci sta scivolando la realtà sotto le dita, diciamo. Bene Dimitri, il tempo a nostra disposizione si è concluso, chiudiamo con 3 minuti di anticipo rispetto alla normale mezz'ora, proprio perché abbiamo un ritardo pazzesco nel palinsesto che stiamo piano piano erodendo qualche minuto ad ogni nostra rubrica recuperando. Sicuramente avremo la possibilità la prossima settimana di proseguire questa conversazione. Possiamo dire una parola sui giocatori arabi di calcio nel campionato italiano o di origine araba, che stanno in qualche maniera costituendo un fiore all'occhiello di questa primavera araba, visto che giocano tutti benissimo e in qualche maniera contribuiscono anche a loro alla ricchezza delle nostre squadre di calcio, se non altro questo. Ottimo, ottimo, perfetto Dimitri, io ti ringrazio per la tua partecipazione sempre puntuale, ricca di spunti di riflessione, e ci diamo appuntamento con Dimitri Buffa la prossima settimana per Rivolte Arabe e dintorni. Salutiamo Dimitri Buffa, ritorniamo nello studio, chiudiamo il collegamento.